Si è appena concluso l'evento che segna la collaborazione definitiva tra Lenovo e Google per il Project Tango. Siamo al CIS 2016 di Las Vegas e questo sarà uno degli appuntamenti che andranno poi seguiti durante tutto l'anno, perché Lenovo, assieme a Google, ha presentato, ha ufficializzato il primo smartphone con tecnologia Project Tango destinato al mercato consumer. È un dispositivo di cui al momento conosciamo ancora poche informazioni, vi dico quello che sappiamo. Avrà un processore Qualcomm, avrà uno schermo inferiore a 6 pollici, avrà un prezzo di vendita inferiore ai $500 e sarà in commercio globalmente su tutti i mercati, quindi durante l'estate 2016. Quindi c'è la possibilità che lo vedremo, che ne parleremo comunque apertamente per tutta la prima metà dell'anno. $500, quindi sotto i $500 il prezzo di vendita, è un prezzo molto più basso rispetto ai 1300 dei prototipi precedenti, soprattutto perché questo sarà un dispositivo che tutti potranno comprare e tutti potranno andare ad utilizzare. La presentazione è stata molto interessante perché è iniziata con gli sviluppatori del Project Tango, il responsabile di Project Tango, che ha spiegato quali sono le caratteristiche, perché c'è bisogno di una tecnologia del genere per la realtà aumentata, per il gaming, per le operazioni di misurazione di qualsiasi tipo di ambiente. Project Tango è la tecnologia che vuole integrare dentro dispositivi smartphone, tablet, la possibilità di riconoscere, di fare in modo che loro riconoscano dove sono all'interno di un ambiente 3D, e quindi avere la possibilità di fare un sacco di operazioni a livello di lavorativi, ma anche a livello di divertimento. Per questo vengono utilizzate delle tecnologie, ma se ricordiamo il vecchio tablet, quello che si è visto fino adesso, il Project Tango è nato nel 2014, ricordiamo che dietro c'erano un sacco di fotocamere. Adesso Lenovo ha fatto lavoro molto di integrazione, molto migliore, e quindi abbiamo un dispositivo che è appunto inferiore a 6 pollici con dietro una linea di camere che si occupa di tutto questo processo. Tra l'altro è uno smartphone firmato Lenovo, non Motorola, e questa è una delle caratteristiche principali. Beh, per adesso non c'è molto altro da dire, qua non c'è nulla, nessun prodotto esposto, non possiamo farvi vedere nulla, non l'hanno neanche anche mostrato loro sul palco, ci hanno però fatto vedere una demo di quello che sarà. Tra l'altro gli stessi sviluppatori di Project Tango hanno annunciato un ecosistema, un programma specifico per la creazione di applicazioni, perché chiaramente senza app non si va da nessuna parte. Vi ricordo che il CIS è già iniziato da 3 giorni, ma noi abbiamo ancora diverse ore, diversi video da farvi vedere, quindi continuate a seguirci sia su HDBlog, sia su Facebook, sia qua su YouTube.